Ciao a tutti, benvenuti, siamo al Camparino, location iconica nel centro di Milano. Continuiamo a parlare di protagonisti del mondo del cinema e non solo, perché con noi c'è Alessio Albi, benvenuto. Grazie. Vedo che hai scelto un Negroni anche tu, deciso, con personalità. Il mio drink preferito, sicuramente un ottimo drink per sciogliere il ghiaccio. Credo che siano le caratteristiche utili anche per una bella foto. Questa. Assolutamente sì. No, insomma, di questo ti occupi, fotografo di fama mondiale, i tuoi scatti hanno fatto il giro del mondo, hai scattato grandi protagonisti anche del mondo del cinema. Ma a proposito, come si diventa protagonisti secondo te? Beh, secondo me diventare protagonisti deve essere una cosa spontanea che nasce dal nostro vissuto, dalle nostre esperienze, qualcosa che viene fuori da quelli che sono appunto i nostri modi di approcciare il mondo dell'arte o comunque del cinema in generale. Cosa significa per te essere protagonista? Sicuramente l'essere protagonista nel mio caso è un po' diverso da quello che può essere il significato per un attore o per un modello, per una persona del mondo dello spettacolo. Io mi trovo dall'altra parte dell'obiettivo, quindi farmi riconoscere attraverso le mie fotografie è proprio il goal finale, quello a cui tutti aspirano. Chi sarà però secondo te il protagonista di questo Festival del Cinema di Venezia? Ma più che un protagonista specifico, sicuramente sarà la voglia di condividere quella che è la passione per l'arte, per il mondo del cinema, che riserva sempre molte sorprese. Sì, e poi anche una delle parti più divertenti del Festival del Cinema. Assolutamente. Ed è una delle più belle. Ci aggiungeremo a tutte queste persone che condivideranno questa passione. Non vediamo l'ora. Ci vediamo a Venezia. Alessio Albi, grazie. Qui con noi al Camparino. Grazie.